dopo la spaziata di Black Hair con King Roll, ho deciso di andare al convento. E ora vediamo un po' di organizzare la situazione. Abbiamo... Ok, sembra giusto. Mentre abbiamo Guilford Anderson sulla sinistra. Incontro a vite! Ok, bene. Match memorabile questo, che va avanti da Smash 4, in cui Anderson picchia sempre a terra senza mai dargli un attimo di tregua. Abituato a sfidare cani e altri personaggi strani come Pac-Man, Mattia persiste sulla pianta, tanto per perseverare nella mente di Ganondorf. H. Anderson. E iniziano con... con Serra che inizia a portarsi sul vantaggio facendo cancro con le mosse nuove del PC. Ma Luigi Anderson non ci sta. Continua a mietere ignoranza con colpi e spade. Ecco come si suol dire. L'ignoranza persiste in quel personaggio. Mattia continua però a non starci. Persiste nel suo voler ucciderlo. Smash violentissima. Tenta un nuovo down B dentro la nube tossica. Una tattica un po' blanda, ma a quanto pare risulta efficace. Continua a giocare con la palla. Non so cosa vuole fare con questa pianta adesso. Ma una cosa è certa, se continua così, colpi gratis. Anche perché Ganondorf risulta sempre pesante ed è difficile da buttar via, a meno che non si saccagni di botte, ma se continua così a saccagnarsi di botte resta ferra. Giocherella con la palla e niente, non riesce ancora a ucciderlo. Questa pianta fa veramente schifo, a parte questa presa che è tremenda, fa volare Anderson nelle stelle, ma c'ha un'intera stock di vantaggio. Anderson che rischia la morte. Mattia che continua a mettere la nube tossica al bordo, con la speranza che Ganondorf faccia un neutral get up, ma non ci riesce. Sempre con l'up smash. Oh, c'era quasi. Si tenta la down smash, ma dall'altra parte del campo. Ancora, non capisce. Si prende la palla in testa. Continua a grab, attenzione. Sta in questi 30 secondi, Ganondorf si è preso una sussa di danni. Bellissima azione da parte di Mattia, non se l'aspettava proprio. Olè, cecchino, prontino, volato. E così Mattia recupera la stock, però c'è sempre 83 con Ganondorf in un colpo. Bel scudo, bella led, bella rid. Continua la situazione molto grigia. Attenzione, rischia di morire. Si sta difendendo bene Mattia, nonostante la differenza di danno sta piano piano cercando di recuperare terreno. Infatti ora siamo quasi a percentuali identiche, anche in vantaggio, si porta in vantaggio. Vabbè. Attenzione, Mattia cerca in ogni modo di vincere e vince. Attenzione. Anderson cade nel baratro del non so cosa voglio fare e Mattia vince con i suoi personaggi strani. Si porta in vantaggio con 1-0. Ma Anderson non ci sta. Sistema anche la giacca a pantaloni. Si intravede la sua faccia carica di male e odio. Pronto a versarlo nel prossimo match, sperando in Mattia in cosa vorrà utilizzare.
bracket. Beccatevi la bracket, ragazzi. Incontro leader. Ridley. Ganondorf. Mattia decide di passare a Ridley. Ragazzi, a Ridley non ci sta, vuole sparare palle e fare il treno express col down, col side B. Ma sappiamo già come andrà a finire. Sta cagnata di botte per Ridley. Ecco qua, e ci siamo. 83, rischia il porco. E niente, ultima, in 15 secondi si è visto una marea di danni esagerati. Sparta kick. Altro stage. Grab. Olè, un'altra side smash da parte di Anderson, che continua a non starci, vuole per forza portarsi a casa in maniera prepotente. Ridley sembra bloccato dal cancro del Ganondorf, che non è cancro, non sono colpi ignoranti. È morto, così. Attenzione, si incolla con una calamita magnetica. Vediamo anche Erika al commento, che si è perso un paio di stock con la F smash ignoranti che ammazzano Ridley a percentuali stupide. Back air, decollato Ganondorf, payback time. È una vita di vantaggio. C'è Anderson in modalità berserk, non ci sta dalla sconfitta precedente, vuole assolutamente portarsi a casa questo match. L'ha perso. Insega. E sta prendendo da ogni parte. Non contro la porta. Oh. Non si è capito qua cosa è successo, ma va bene lo stesso. Forse il prolungamento dell'affair di Ridley ha colpito l'hitbox della spada e così. Le cose belle di Smash proprio. Che quasi glitch. Quasi glitch, signori. Oh, yeah. Kill era, scusa, ma che cazzo? Andiamo, mi sento un po'. Vuoi entrare nel monitor? Voglio tornare a giocare. Ok. Luigi ancora Anderson ha ancora bisogno del fogliettino per gli stage. Mattia vuole per forza mettersi la canzone Bamba. Dai Matti, però basta con queste canzoni, vai in partita. La gente ti attende. Sempre Anderson persiste col suo amato Ganondorf. Mattia decide invece di tornare con la pianta. Assisteremo al panico precedente. Oh, vediamo. Di nuovo, gioca con le palle. Gioca con le palle. Non dovrebbe giocare con le palle. Ecco Ganondorf che non ci sta, vuole fare il treno con le spallate. Colpi. Lo picchia all'aria. Cerca di fare un po' di control, ma la pianta continua ad avere il suo vantaggio. No, niente, non ci sta. Il Ganondorf recupera subito in due colpi, perché non gliene frega proprio niente. Non rispetta, picchia, danni, 81. Una smash, eccola qui. Mamma mia, maratto, quello scudo piccolo, piccolo. Cosa ha sfruttato? Si sente la retrovia, Anderson che sclera. Ti scordi? Che non sono più gordi. Come cavolo si possono chiamare queste palle? Gordo 2. Palle chiodate. Cancro 2. Wow, ne. Double kick. Tenta il po'. Wow, la B-Rever. Che però la pianta non gliene frega niente. Non sa cosa sia la Blast Zone, quindi le torna. 134-0. E lo porta via, la smash micidiale, clonata da Cloud. Perché anche Ganondorf nelle smash precedenti non ha più la smash. Minzina. Ah sì? Vabbè, mi sono dimenticato
accedendo. Ma questo è un altro tu dai. L'interrompe. Meglio star zitti la prossima volta. Di prepotenza. Non vede altre opzioni. Non vede altre opzioni, tenta il suicidio. Boom! Oi, no, Valby! C'è Ganon giusto che intreca mentre sferra colpi. Però colpi di Valby da ogni... Uccidendo tutto. Cidiale. Fine! Ai ai ai, non ci voleva questo. Però vabbè. Facciamo 2-2-2-2-2. E niente. Andre. Vieni al cancro. Si aggiunge anche il nostro Cur Johnny al commento adesso. Cominciamo 1-1. Siamo 2-1 per Serra, che terra continua a portarsi a casa le vittorie con la pianta, generando un po' di panico con vasi e palle, lancia cose. È proprio l'incubo per Gando. Oggetti, come cose, tanti altri PG. Queste però non sono, vabbè, non sono semifinal, queste sono loser final. Sì, ma... sono loser final, andava cambiato, ma ora lo sapete. Sappiatelo. Becchie che piste, entrano pulite. Attenzione, mi piace proprio picchiare Ganon. Gasset si porta ad un vantaggio esorbitante. C'è già una differenza di percentuale enorme. Quanti danni. Questo dà un bicchio. Oh, qui ha rischiato tantissimo. Ok, due colpi. Non piccolo detto se la sarebbe già potuta portare a casa, Ganon. È un incognito anche Ganon. Non si sa mai cosa sta per fare. Ha fallito, ha preso solo la prima hit della smash. Che merda di tipo. Pericolosissimo per la smash. Fate tutta l'attenzione. Attenzione. La portafoglio, meno male che è pesante. Vabbè, ma... non ci sta, rompe il vaso. Qui non ce la fa. Ci lo butta fuori immediatamente. Ogni volta che parlo succede l'inverso. Esattamente. Capita spesso e volentieri. Resiste 190% per Gando. Palline che volano, palline che colpiscono da terra. D'occhietto. Cosa strana tutto questa parte. Mattia che non riesce a fare, a concludere bene alloggi, però. 233 ragazzi. Giustamente a 233. Va a segno. Percentuali improponibili da parte di Ganondorf. Dash attacchi su Apeir che si prende un sacco di percentuale. Up smash che non lo salva. Quindi nel frattempo si modifica la bracket. Ok. Final. Continua a prendersi in un round di Gun. Troppo massivo. Il Tilt tutte e due. Prende tutte e due danni. Continua a... Mattia cioè, continua a fare robe. Le robe belle con la piantina. Sta mostrando che può di nuovo essere pericolosa. Di nuovo per recuperare cagare la situazione. Una stock. Parità. Si porta leggermente in vantaggio alla piantina. Pericolosi questi B potrebbero... Vuole fare il vaso? Non ce la fa. Tech... frullatore aereo che... Ti cattura, frulla, L'up smash che recupera, il side B che entra e il side B che se ne va a fangala. Pallina di Edgeguard. Altra pallina di Edgeguard. E ritorna con la calamita. Pericolosissimo tornare con la calamita adesso. Riprova, vuole baciarlo, ma non lo bacia. Basi, sempre basi. Si porta in finale Serra. Colpo basso col vaso. Abbiamo la winner final. Serra contro Ghetto. Tocca a Maschio. Sì, tocca a me andare in partita. Vediamo, non so chi usare, forse King Roll con qualche pugnone, oppure Meta Knight, non lo so.